Molti viaggiatori nel corso della storia, quando si trovavano nei grandi deserti del pianeta, si sono imbattuti in un fenomeno veramente misterioso. Le dune del deserto sembravano cantare. Emettevano un suono stranissimo, forse un po' inquietante, che a tratti poteva ricordare il ronzio di un calabrone. Oggi questo suono lo chiamiamo singing dunes, dune cantanti o dune sonore, ed è qualcosa di ben noto dai ricercatori che per lungo tempo si sono interrogati su quale sia l'origine fisica di questo fenomeno, e forse oggi non siamo troppo lontani dalla soluzione, ma parliamone con calma perché è un fenomeno veramente affascinante. Gli spiriti del deserto possono fare cose incredibili. Talvolta anche di giorno si sentono nell'aria le loro voci. Sembra di udire strepiti d'armi, rulli di tamburi e il suono di strumenti musicali. Sono le parole di niente meno che Marco Polo, che nel suo Il Milione descrive di questo viaggio verso il lontano oriente e una volta nel deserto del Gobi sentì appunto questo suono così strano che descrisse in questo modo. Altro esempio, la città di Dunhuang in Cina è costruita su un'oasi nel deserto del Kumtag e lì si trova Mingxia Shan, che vuol dire letteralmente montagna delle dune cantanti. Lo storico Sima Zian, nel suo Memorie di uno storico che risale al primo secolo a.C., disse che lì si poteva ascoltare come una musica, quando il tempo era buono perlomeno. E potrei continuare con tanti racconti di storici, esploratori che nel corso del tempo hanno affrontato le sabbie del deserto notando questo strano suono. In tempi molto più recenti, il grandissimo naturalista inglese Charles Darwin, nella sua opera Viaggio di un naturalista intorno al mondo, descrive tra gli altri un viaggio in Sud America e quando si trovava nei pressi della cittadina di Copiapó, che è nell'Atacama cileno, scrisse queste parole. Mentre mi trovava in città, sentii parlare da parecchi abitanti di una collina del contorno detta El Bramador, la muggente o ruggente. La collina era coperta di sabbia e il rumore si produceva soltanto quando le persone, salendovi sopra, mettevano in movimento la sabbia. Un cavallo che cammina sopra sabbia asciutta e grossa produce un rumore scricchiolante particolare per lo sfregamento delle particelle, fatto che notai parecchie volte sulle coste del Brasile. Ora, al di là dei racconti, in effetti oggi sappiamo che questi suoni, queste dune cantanti, esistono davvero. Eccone qualche esempio. Si tratta quindi di un suono continuo a bassa frequenza come un tappeto che dura anche per vari minuti e che si può ascoltare anche a 10 km di distanza dalla duna che l'ha originato. Ma a che cosa è dovuto questo fenomeno? In che modo la sabbia del deserto può produrre un suono simile? Con la sua mentalità analitica Darwin aveva già provato a buttare lì un'ipotesi, ossia che questo suono avesse a che fare con il movimento delle particelle. E in effetti ci aveva visto lungo perché il movimento delle particelle, ossia dei grani di sabbia, ha molto a che fare con il suono delle singing dunes. Vediamolo con calma perché in realtà il fenomeno comunque è molto più articolato di così rispetto a questa semplice ipotesi. Prima di continuare, like al video, iscrivetevi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti che pubblicherò e anche per darmi una mano. Inoltre, se vi piace questa t-shirt che indosso sul sistema di TRAPPIST-1, uno dei sistemi esoplanetari più famosi in assoluto con 7 pianeti rocciosi, potete acquistarla sul sito di Pampling insieme a tantissime altre t-shirt e gadget nerd di vario tipo. Se utilizzate il codice NARDI248 avrete anche un paio di calzini in omaggio per ogni ordine che farete. E facendo così sosterrete anche il mio lavoro qui sul web perché io guadagno una piccola percentuale da quell'ordine. Se invece non vi interessano i t-shirt ma volete sostenere questo progetto di divulgazione, potete farlo tramite la mia pagina Tipeee, che è un programma di abbonamenti che vi consente di sostenere questo progetto attraverso delle donazioni singole oppure ricorrenti. Se lo farete entrerete in una chat Telegram esclusiva con gli altri tippers per conoscerci meglio e per parlare dei progetti attuali e futuri di questo progetto, e inoltre vedete anche il vostro nome tra i ringraziamenti alla fine di ogni video, e ne approfitto per ringraziare i miei tippers perché è anche grazie a loro se questo progetto può andare avanti perlomeno a questo ritmo. Ma torniamo ora nel deserto per parlare della fisica delle singing dunes. Innanzitutto, dove si verifica questo fenomeno delle dune cantanti? C'è uno studio cinese del 2019 dell'Università di Nanchino che ha raccolto un po' di informazioni sul fenomeno, concentrandosi in particolare sulla sua distribuzione geografica.
Ne vengono continuamente scoperte di nuove, ma le singing dunes sono state osservate in 100 luoghi diversi del mondo e, ad eccezione dell'Antartide, in tutti quanti i continenti, in Asia, Nord e Sud America, Europa, Africa e Oceania. Si trovano in generale in tutti quanti i deserti aridi, ma anche sulle coste, oppure sui laghi, sui fiumi, insomma in tutti i posti in cui possono esserci appunto delle dune. Le dune cantanti interne si trovano all'interno di tutti quanti i grandi deserti, quindi Sahara, Atacama, i vari deserti cinesi e tanti altri posti. Le dune cantanti costiere sono diffuse soprattutto in Giappone, dove sono stati trovati 10 siti che ospitano questo fenomeno. Per esempio, due dune giapponesi di questo tipo sono state trovate sulle spiagge balneari della penisola di Tango, nella prefettura di Kyoto, ma sono state trovate anche sull'isola di Kauai, nell'arcipelago dell'Hawaii, così come sull'isola danese di Bornholm, nel Mar Baltico, ancora sulla costa del Northumberland, in Inghilterra, a Long Island, eppure nella baia del Massachusetts, negli Stati Uniti. In alcune spiagge, poi, in realtà, le dune non producono un suono di per sé, ma nel momento in cui si cammina sopra la sabbia, producono un suono acuto, che è un po' diverso da quello abbiamo sentito finora, perché ricorda più che altro una specie di fischio. Oh, there we go. Oh, that was a good one. This looks quite mad. Ci sono invece soltanto due dune cantanti lacustri e due dune cantanti fluviali. Una è sulla spiaggia del fiume Dnepr in Ucraina e l'altra sul fiume Ili in Kazakhstan e poi sul lago Baikal in Russia e nel lago Michigan degli Stati Uniti. Le dune cantanti possono non essere per sempre perché possono in alcune fasi della loro esistenza attivarsi e emettere questo suono e in altre invece spegnersi e smettere di emetterlo perché magari cambiano le condizioni climatiche, geografiche, geologiche della regione. Ma quali sono queste caratteristiche? In effetti, come si originano effettivamente queste singing dunes? Per capire questo fenomeno, già verso la fine dell'Ottocento si iniziò a fare qualche ipotesi, anche più scientifica se vogliamo rispetto a quella che fece Darwin. Si ipotizzarono diverse cose, per esempio lo studioso statunitense Harry Bolton negli anni 80 dell'Ottocento raccolse 320 campioni di sabbia da 92 siti diversi in cui avveniva appunto questo fenomeno delle dune cantanti. Oppure Carus Wilson nello stesso periodo studiò i granelli di sabbia delle dune cantanti ed emerse che i granelli di sabbia delle dune da cui si originava questo fenomeno avevano tutti quanti delle caratteristiche più o meno in comune. Innanzitutto dovevano essere molto molto secche, ossia c'era un'umidità molto molto bassa e inoltre questi granelli erano molto selezionati nella loro dimensione, ossia avevano tutti quanti una dimensione più o meno simile. E questo in realtà non è molto raro nelle dune perché ha a che fare proprio con il modo in cui si formano queste strutture geologiche. Le dune sono infatti accumuli di sabbia, frutto dell'erosione di rocce preesistenti. Il vento colpisce le dune trasportando con sé questi granelli di sabbia e in particolare erode la faccia sottovento della duna. I granelli di sabbia vengono quindi portati sulla cima della duna e da lì, per forza di gravità, ricadono sull'altra faccia, che invece è quella controvento, e questo processo seleziona automaticamente la dimensione dei grani, perché quelli più sottili vengono trasportati facilmente dal vento, vengono presi in carico e se ne vanno via, mentre quelli più pesanti il vento non ce la fa a trasportarli, e quindi più o meno soltanto quelli di una dimensione intermedia, se vogliamo, vanno effettivamente a costituire la duna. I diversi tipi di interazione tra vento e sabbia può portare a diversi tipi di dune. Le più comuni sono le barcane e le classiche dune a mezzaluna, ma esistono anche dune lineari, paraboliche oppure a stella. E le singing dunes si possono ascoltare soprattutto in corrispondenza delle dune a stella, che sono quelle un po' più complesse se vogliamo, ma in realtà non è comunque un'esclusiva, anche gli altri tipi di dune possono produrli. Il vento porta quindi i grani di sabbia ad accumularsi sulla cima della duna, ma poi a causa della forza di gravità questi grani di sabbia, quando superano una certa pendenza della duna, tendono a crollare, a franare appunto dal lato controvento. La pendenza massima è attorno ai 35 gradi, quindi non troverete pressoché mai una duna con una pendenza maggiore di questa. E sottolineo questo perché sono proprio queste frane le responsabili della formazione del canto delle dune. Questo semplicemente perché è quando franano i granelli di sabbia che si ascolta questo suono, ma passare da questo a una trattazione più fisica del problema in realtà è qualcosa di complicatissimo, soprattutto perché è complicato il mezzo di cui stiamo parlando.
ossia i granelli di sabbia, le dune, sono di per loro qualcosa di solido, ma messi tutti insieme questo flusso di sabbia si comporta come un liquido piuttosto viscoso. E quindi abbiamo questo problema: la duna è un corpo solido che si sposta, migra anche come corpo solido in maniera rigida, però questo flusso di sabbia si comporta come un liquido, e i liquidi, i fluidi in generale, sono sempre qualcosa di complicatissimo da trattare dal punto di vista fisico. Se aggiungiamo questa complicazione, che in parte invece parliamo anche di qualcosa di solido, ecco che è qualcosa di complicatissimo da trattare dal punto di vista proprio fisico-matematico, dei modelli che utilizziamo per descrivere questo fenomeno. E proprio per questo, nonostante le studiamo da almeno un secolo e mezzo dal punto di vista scientifico, non c'è ancora un consenso vero e proprio su qual è il meccanismo di formazione del canto delle dune. Abbiamo diverse ipotesi, qualcuna va per la maggiore, ma non abbiamo un'ipotesi, se vogliamo, definitiva, ossia che mette d'accordo più o meno tutti quanti. Alcuni studi nel corso del tempo hanno ipotizzato che si possa trattare di fenomeni di risonanza, ossia come quella che avviene all'interno di un flauto, per esempio, quando ci soffiamo l'aria dentro, che si crea una risonanza all'interno della struttura dello strumento musicale che porta al suono che ben conosciamo. Carus Wilson, che abbiamo già citato, ipotizzò invece che questo suono delle dune cantanti fosse legato all'attrito tra i grani di sabbia nel momento in cui avviene la frana, che più o meno poi era quello che aveva già intuito Darwin prima. Bolton invece ipotizzò che c'erano dei cuscinetti d'aria sotto il livello visibile della duna che facevano vibrare i grani di sabbia, producendo appunto questo suono. C'è anche stato chi ha tirato in ballo l'elettromagnetismo, che avrebbe portato alla vibrazione dei grani e quindi alla produzione del suono. In realtà però queste sono tutte quante le ipotesi nate alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento al massimo, quando ancora non era stato analizzato molto dal punto di vista proprio matematico-fisico il fenomeno. A metà del Novecento circa si è iniziato a fare un po' di esperimenti proprio anche di laboratorio, in maniera più rigorosa, se vogliamo, per cercare di capire in che modo si potesse originare questo canto delle dune. Esperimenti come questo, in cui sono state create delle frane artificiali in laboratorio, verificando che usciva effettivamente quel suono che si poteva sentire nel deserto. Lo studio più completo però è probabilmente quello di Bruno Andreotti, geofisico dell'Università di Parigi. A inizi anni 2000 ha fatto un grandissimo studio sulle barcane nel Sahara Atlantico in Marocco, scoprendo che quando non c'era umidità tutte le dune emettevano il suono, e parliamo di oltre 10.000 dune situate in quella regione. Tra queste c'erano addirittura 3 mega barcane, ossia dune molto grandi, che emettevano per 350 giorni l'anno. Le frequenze del suono delle singing dunes sono per lo più tra 70 e 105 Hz, e ricordo che l'orecchio umano sente più o meno tra 20 e 20.000 Hz, quindi parliamo proprio della parte più bassa dello spettro di frequenze udibili dal nostro orecchio. Quindi il suono dei singing dunes è comunque un suono molto basso, anche se ogni tanto può avere dei picchi di frequenze più alte, e come dicevo può durare per qualche minuto dal momento dell'emissione e sentirsi anche a 10 km di distanza dalla duna che l'ha originato. Nei suoi esperimenti di laboratorio Andreotti ha capito che la dimensione dei grani di sabbia era l'elemento cardine che faceva sì che venisse fuori un suono di una frequenza oppure di un altro. Ha fatto un esperimento in cui ha preso dei grani tutti quanti grandi 0,18 mm, quindi tutti di dimensione uguale, e ha visto che il suono che veniva emesso era precisamente di 100 Hz, cioè più hanno una dimensione proprio identica ai grani, più esce una frequenza ben precisa. Un altro studio successivo poi ha verificato che cambiando la dimensione dei grani tra 0,16 e 0,34 mm venivano fuori delle frequenze che cambiavano da 70 a 105 Hz appunto. Per quanto appunto non ci sia un consenso ancora per quanto riguarda questa formazione dei canti delle dune, il metodo con cui pensiamo che si possa originare è il seguente: ha a che fare con il cosiddetto movimento di taglio dei grani, ossia mentre avviene la frana consideriamo il movimento orizzontale appunto fatto dai grani che stanno cadendo lungo questo piano inclinato. Come dicevo, partiamo da una duna secca con i grani tutti quanti di dimensione uguale e consideriamo che mentre franano questi grani urteranno con altri grani sottostanti che fanno parte proprio del corpo fisso, se vogliamo, della duna, quello che non sta franando, urteranno tutti quanti in un intervallo di tempo simile, perché hanno una dimensione simile queste grani, quindi cadendo urteranno con altri grani in media tutti quanti nello stesso tempo. A causa di questi urti la superficie fissa della duna vibrerà come conseguenza appunto di tutti questi urti che avvengono tra i grani mentre franano, e quindi avremo questi grani di sabbia che franano, fanno vibrare ritmicamente la duna, che funge un po' come una membrana, se vogliamo, di un altoparlante.
con della sabbia sopra. Gli urti continuano a far vibrare questa membrana ideale e nel frattempo la membrana, vibrando, porta a sincronizzare il moto di questi grani che stanno franando. Insomma, c'è un cosiddetto meccanismo di feedback, ossia che si rinforza a vicenda. La vibrazione della membrana fa vibrare appunto i grani che stanno franando e questi, urtando sulla membrana, fanno sì che aumenti appunto questa vibrazione. L'oscillazione poi dalla duna si propaga nell'aria e si forma questo suono delle singing dunes. Quando si sente invece quel suono ad alta frequenza camminando sulle spiagge, è il nostro movimento a innescare questa frana, possiamo dire, ossia fa spostare la sabbia facendogli fare un movimento di taglio e innescando quindi un suono simile. Tra l'altro, se vi capita di stare con un gruppo di amici in un deserto, potete provare a innescare voi direttamente una frana sul versante della duna per innescare questo suono delle singing dunes. Ci sono dei video in cui lo fanno, anche se in realtà fa perdere un po' la magia del fenomeno naturale. In ogni caso, ribadisco ancora una volta che questa spiegazione che vi ho dato è comunque un'ipotesi, perché non c'è appunto una conclusione abbastanza definita sull'origine delle singing dunes. Come concludono gli autori dello studio cinese del 2019, mancano ancora una sistematicità, se vogliamo, nello studio rigoroso di questo fenomeno, sia attraverso degli esperimenti di laboratorio, sia attraverso uno studio proprio teorico della teoria matematica che è alle spalle di questo fenomeno acustico. Quindi, ragionevolmente, se ci saranno dei nuovi progetti di ricerca al riguardo, potremo capirne qualcosa di più. Intanto però resta questo fascino quasi mistico, potrei dire, di questo fenomeno acustico tra i più intriganti che possono avvenire nel deserto. Se mi seguite fin dall'inizio avrete notato che questo video era un remake, perché questo argomento l'avevo già trattato a suo tempo, ma parlo di 3-4 anni fa, quando erano veramente tremendi i video che facevo, sia per i contenuti sia proprio dal punto di vista tecnico. Quindi quel video non lo troverete perché l'ho nascosto in questo momento, ma ci tenevo a ritrattare questo argomento perché mi sembra molto molto affascinante, insomma valeva la pena farci un altro video fatto meglio. Quindi vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, vi invito a tornare al più presto qui sul canale per i prossimi contenuti, video e live. Ciao e alla prossima!